So I'm going to start. If we don't like it, we can get rid of it. And this that says that we're going to get rid of it, we'll get rid of it. Okay? So my name is Donna Manzi. Wrong language. Chiara, andiamo già bene. Allora, salve a tutti. Io sono Donna Manzi e sono la presidente dell'associazione culturale Need Victim ATS. Siamo un'associazione che cerca di diffondere, di promuovere la lavorazione a maglia. In particolare ci concentriamo sui metodi e la filosofia di Elizabeth Zimmerman. Con stasera iniziamo, speriamo, quello che diventerà una serie di interviste con vari personaggi del mondo della maglia, il mondo italiano della maglia, ma anche internazionale, speriamo. E iniziamo con sia italiano che internazionale, perché con noi stasera abbiamo Haley Hodge. Hi Haley. Hi. And here we go. Cambio lingue subito, ma non fa niente. Haley vive a Firenze da circa 5 anni, però è statunitense come me, quindi una mia compaesana. E però lei è nata nel South Carolina e io invece nel Pennsylvania, quindi da due parti diverse dagli Stati Uniti. E lei ha studiato marketing, se non vado errata, arte grafica, e anche ha preso una seconda laurea, una specializzazione nelle belle arti. È venuta a Firenze 5 anni fa, dove adesso vive e lavora. E quando non sta lavorando a maglia o insegnando la maglia, lei insegna l'arte. Quindi più o meno ho detto bene, Haley? È così? Sì. Ok. Haley si sente un po' nervosa perché non parla molto spesso l'italiano, però la aiuteremo e se qualche volta cade in inglese non fa niente. Allora, siamo qui stasera per parlare chiaramente della maglia e della tua esperienza con la maglia. Quello che ci interessa principalmente è sapere quando hai deciso e quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo del knit design italiano. Allora, io l'ho fatto la maglia da tutta la mia vita. Però per percito di stare qui in Italia è sempre stata un'ispirazione dei luoghi che sono più vicino a me. Quindi io vivo a Firenze e tanto ispirazione viene da qui. Anche molti dei miei modelli prendono il nome dalle donne italiane perché sono veramente incredibili della storia dell'arte. Alcune come dal Rinascimento, come Artemisia Gentileschi, che mi piace lei tantissimo, è bellissima artista, e anche altre persone che sono miei amici, amiche. Quindi tanti modelli che faccio sono lavorato dalla maglia più di una semplice qualcosa da indossare, scusa, non sono come semplice, non sono sempre come qualcosa da mettere, però sono una personalità o un scopo. Quindi mi piace che la maglia racconta una storia di una vita di qualcuno e ha questo disegno della loro anima, non solo sui punti o disegno della maglia. Capito, cerchi di dare una personalità e un carattere ai capi che tu disegni. E sì. Siamo interessati noi che non disegniamo ma che seguiamo voi e i vostri modelli, siamo sempre interessati a capire il procedimento che un designer segue quando sta progettando un nuovo capo. Per esempio, parti dalla visione di un capo finito oppure ti ispiri ad un punto, ad una lavorazione particolare,
o segui ancora altri percorsi? Adesso hai detto che ti ispiri molto ai luoghi che ti circondano e anche ai personaggi femminili dell'arte italiana, ma come, parlando più tecnicamente, segui un percorso particolare? Devi pianificare le cose? Come, dacci qualche tuo segreto. Ok, allora mi avvicino il mio disegno della maglia in un modo simile come un artista dell'arte, perché questa è la mia altra passione. E come l'idea è sempre la cosa più importante: chi è questa persona che voglio fare, questa personalità, questa anima che voglio prendere l'ispirazione dal suo lavoro o altre cose della personalità di questa persona, questa donna italiana. E prima parte di quell'idea di chi è questa persona e dopo inizio con i scherzi delle possibilità che posso prendere da questa ispirazione. Quindi è sempre se questa persona è una persona dall'estate. Inizio da qualcosa di mettere per l'estate per loro, come un vestito, un tank top, qualcosa. E dopo io faccio tanti, tanti campioni di trovare quale colore che mi piace, quale disegno di punti, quale tipo di pizzo che sono importanti per questa idea. E dopo quello io seguo questa idea e penso della costruzione di. Se questo deve essere top down, tutte le cose della maglia sono sempre la parte alla fine. Quindi ogni disegno viene prima con questa passione di più di solo la maglia, e la maglia è la cosa che uso per esperimento e anche esprimere queste emozioni. Potremmo dire che la maglia è il veicolo che usi per esprimere le tue idee e quello che ti ha ispirato. Quindi non voglio dire che è secondario, però non pensi molto alla maglia fino alla fine, quando cominci veramente a lavorare. Sì, e anche spesso ho già in mente un filato che vorrei usare anche prima di iniziare con l'idea, perché io faccio queste collaborazioni con alcune aziende che sono molto importanti e già devo creare qualcosa con questo tipo di filato e vado in avanti anche con quell'ispirazione, perché la lana veramente fa una decisione che deve essere così, perché la lana è così, parto anche da qui. Ho capito, infatti tra le cose che volevo chiederti, so che lo so perché ti avevo mandato io da loro, so che tu collabori con Borgo dei Pazzi, che hai collaborato anche con Campolmi e non so se collabori con altri produttori di filati, ma un po' mi hai risposto alla domanda, quindi quando devi lavorare per, mettiamo Borgo dei Pazzi e loro vogliono promuovere un certo filato, allora devi un po' cambiare il tuo approccio perché devi considerare forse prima il filato, ho capito bene? Sì, un po', però anche ho tante ispirazioni che già in mente che voglio fare questo, questo e questo, e normalmente è facile di mettere due insieme per Ah, questo. quindi Sì. cioè, le tue idee ci sono e scegli quello che si adatta meglio al filato che ti trovi tra le mani. Sì. La collaborazione con un produttore di filati c'ha dei vantaggi? Ti aiuta a presentare meglio quel particolare modello o non fa una grossa differenza secondo te? Allora, forse non ho capito molto bene. Allora, perché questa è una domanda fuori programma. Siccome, te lo dico in inglese. Since Ok. we're talking about yarn producers, do you think that
when you're working for a yarn producer, does it make it easier for you to present your the pattern that you end up making because there's kind of already an audience for it, or don't you think it makes a difference? Sì, dipende, perché io faccio sempre tutte le cose su Instagram e anche mm-hmm. parte di questa collaborazione e io sempre mettere questi gomitoli, questa idea, mm-hmm. di sempre taggare, mm-hmm. mettere tutto, va bene. Tutto loro in tutte le storie, tutti i post, perché fa anche bene per loro. Quindi è una vera collaborazione. Quindi facciamo tutte e due. E, mm-hmm. sì, e anche per me viene molto interessante perché non devo pensare sempre di comprare la lana che voglio. Posso anche chiedere di, allora, per il prossimo progetto sono molto interessata di cashmere. Possiamo mm-hmm. andare con una collaborazione così, è sempre bellissimo questo. Mm-hmm. Devo dire che adoro Borgo de Pazzi, Chiara e Carlo e Massimo sono le persone molto molto gentili e anche se non c'è questa collaborazione sono sicuro che anche compro la lana spesso da loro, ma sono molto fortunata per questa opportunità perché apre sempre le porte per qualcosa nuova. Mm-hmm. Perché ho già avevo questa collaborazione con loro, ho trovato un'altra collaborazione con We Are Knitters che mm-hmm. è proprio grandissima, fanno i kit su tutta Europa e tutta America e sto scrivendo questo pattern per quel modello che indosso oggi mm-hmm. e questo è il disegno di gemelli. Questo è l'uncinetto, giusto? Sì, è l'uncinetto. Mm-hmm. Sì, quindi è stato molto quindi bello. È stato un incontro proficuo. It was a profitable reciprocal also meeting. Bene. E anche normalmente io faccio qualcosa per loro come un pattern e tutto insieme, anche loro mettono sul sito web di loro e io sono pagato 1% di tutti i sales in vendita uh-huh. da loro, è mm-hmm. bellissimo. Bene. Ma è una buona collaborazione, sono contenta per te ma anche per loro, perché sono fortunati anche loro ad avere te, secondo me. Io sono una delle tue fan più fan, tanto lo sai. Allora, guardando, hai parlato di Instagram, no? Sì. Guardando il tuo profilo, seguendo il tuo profilo Instagram, vedo che viaggi molto nei dintorni di Firenze, quindi in Toscana, ma ogni tanto anche vai nel sud d'Italia, vai in altre parti. E, non posso esimere da farti la domanda se i tuoi viaggi sicuramente hanno un impatto, un'influenza sui tuoi disegni, ma alle volte scegli la meta del tuo viaggio in base ad un capo che vorresti fare e vuoi andare a farlo in un certo posto? Hai capito? Sì, allora devo dire che la maggiore parte delle mie foto su Instagram sono fatte da convenienza di quando posso pregare per qualcuno per fare una foto per me, quindi della mia sorella o un'amica, però io amo viaggiare e vorrei vedere tutta l'Italia, tutta l'Europa anche, ma devo dire una cosa, l'estate scorsa ho fatto due disegni proprio dal mio viaggio, per un'altra parte di Italia che mi piace tantissimo, come il vino. Mm-hmm. io ho fatto questi due tank tops, che sono, mm-hmm. non so la parola per tank tops. Top, in italiano si dice top. Perfetto, che sono dal mio viaggio in Campania e Calabria, mm-hmm. dove ho scoperto questi vini che mi piace tantissimo.
Sono di Albarola e il Galliopotenc, che questi nomi vengono dal nome dell'uva che usano per il vino lì. E questi due sono veramente dalla vista delle piante, che sono ispirate prima il gusto e dopo le vigne, che sono state belle. Quindi io faccio sempre le cose anche a caso, perché questo è molto bello, vorrei fare questo. E Sì, lo fai. faccio per il viaggio, sì, dipende di dove, ma in questo momento vorrei sempre fare espressione della Maglia e Uncinetto solo da Italia. Questo è il mio. Io sono qua su, sull'altopiano di Asiago, devi venire su a trovarmi e fare qualcosa veramente invernale per l'inverno 2022-23. Perfetto. Sarebbe bello averti qui. Allora, ti avevo chiesto, perché dico a tutti, io ho dato il vantaggio a Heli e le ho dato le domande prima, perché ha dovuto guardarli un po' in italiano e poi in inglese e poi italiano, quindi lei già sa quello che io vorrei chiedere, però volevo chiedere se c'è qualcuno in particolare, o nella tua vita personale o nel mondo dell'arte, che ha avuto un impatto sul tuo desiderio di fare questo, di disegnare, capi di maglia a mano. Sì, tre donne. La prima è la mia bisnonna, lei ha sempre avuto il filo a mani. Lei creava e regalava sempre il suo lavoro. E lei anche diceva, io non mi ricordo tanto perché io sono stata molto piccola quando lei è viva, però lei ha detto sempre questa frase, ti dico in inglese perché non so come di tradurlo, forse puoi parlare. Lei ha detto that hands that are staying still are doing the devil's work, so you must always Sì. be knitting. Che le mani, adesso anch'io in italiano ci sarà un detto specifico, ma lo dico tradotto letteralmente, che le mani fermi, le mani pigre, diciamo così, fanno il lavoro del diavolo. Sì. Giusto? E quindi tua bisnonna ti diceva che era meglio tenere le mani sempre occupate Sì. con altre cose, preferibilmente col filato e ferri. E dopo la bisnonna? Dopo la bisnonna è la mia zia, lei mi ha insegnato di come fare la maglia, proprio la maglia quando ero piccola. E lei è una persona che è più creativa che conosco, e anche lei è la prima persona che ha comprato qualcosa che io ho fatto e disegnato io. Questa è una bella cosa per me. Anche la mia madre, lei mi ha insegnato a lavorare all'uncinetto, e ancora lei conosce solo tre punti e basta, però per me lei ha aperto un mondo che è grandissimo, è diventato la mia passione più grande della vita. Quindi queste tre donne, io devo dare tutto il mio successo a loro perché voglio renderle orgogliose, sì, è per loro. È bello questo, perché sono anche la zia è da parte di mamma o di papà? Oh, mamma, tutti e tre sono No, stessi. tutte e tre da parte della mamma, bello questo. Anch'io, cioè mia madre no, ma mia nonna è stata, anche se è morto quando ero bambina, ha avuto un impatto molto grande su di me per quanto riguarda la maglia. Ancora uso qualche suo ferro, quindi figuriamoci. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, perché in passato ho fatto alcune interviste e mi piace finire su una nota divertente, e io ti avevo chiesto di dirci qualcosa di te che quasi nessuno lo sa. Ok, allora forse qualcuno sa, no, ma qui in Italia forse no. Io ho fatto il percorso di Camino de Santiago e ho fatto 1066 km a piedi attraverso la Spagna. E attualmente mi piace tantissimo di andare hiking, e attualmente sto progettando
progettando di fare un nuovo percorso a piedi da Torino fino a Roma. Bello. Spero di fare questo la prossima estate. Deve fare la via, cos'è? La via Francigine, mi sembra, si Sì, è chiama. questo. Un pezzo della via Francigine. Benissimo. Beh, Haley, ti ringrazio per essere Grazie. prestato a questo nostro piccolo salottino che spero che si ripeterà spesso e per essere stata la prima. Sei stata bravissima, so com'è difficile esprimersi in una lingua non propria. Spero che tornerai a trovarci. Che altro posso dire? Grazie. And Grazie come a te. diceva Elizabeth Zimmerman, knit on. Yes. Quindi quello. Ok, va bene, grazie e ci vediamo la prossima volta. Grazie, Donna. Ciao.